Sarà stato molto contento il professor Nicola Bellisario, pedagogista e politico illuminato, innovatore profondo e uomo di grande sensibilità, intelligenza e lungimiranza. Avrà ascoltato con quel sorriso appena accennato e quell'atteggiamento schivo, riservato di chi non ha mai amato parlare di sé e che al dire ha sempre preferito il fare, gli interventi e le testimonianze che si sono succeduti al convegno, voluto fortemente dai figli Pierpaolo, Gabriella, Francesco e Gianluca, proprio per ricordare la sua figura, anzi per ricordare una generazione che ha lavorato per traghettare l'Italia dalle macerie alla ricostruzione e per consegnare soprattutto ai giovani l'esempio di un impegno durato una vita davvero nel nome del bene comune. Ho avuto modo di conoscere la pedagogia e anche l'uomo Bellisario e devo dire che veramente è una figura profetica, nel senso che ha sviluppato una teoria e una pratica dell'educazione che era all'interno dell'attivismo, del personalismo dell'epoca, però era proiettato, come sentivo dire, nella scuola del dopodomani, perché cercava di ricostruire un'unità nella formazione dei ragazzi, una unità anche negli insegnamenti, nelle discipline e anche nelle forme di apprendimento. E poi mi ha colpito molto anche questa sua capacità di coniugare teoria e pratica didattica con l'impegno politico e legislativo perché la pedagogia potesse essere sostenibile e duratura.